Quest'anno, come l'anno scorso, siamo stati coinvolti in questa iniziativa di Federanziani. Esco ora dalla mia giornata, dalla mia ora, è stata veramente una cosa molto molto interessante, sono molto felice, c'è grande attenzione nei confronti dei nostri animali e questo conferma appunto di un rapporto che si sta anno dopo anno consolidando e che porta benefici sia all'uomo che agli animali. Dottore, in tantissimi possiedono animali domestici, cani, gatti, però si sa ancora troppo poco in Italia di quanto faccia bene alla salute. E su questo sono già stati fatti molti studi, noi cercheremo con Federanziani di verificare anche l'efficacia, di proporre altri studi. Sappiamo che accarezzando il gatto si abbassa la pressione cardiaca, per esempio, ma voglio ricordare l'importanza che ha vivere insieme a un cane. Il cane ti porta a camminare, a fare le passeggiate, a muoversi, quindi fa bene al cuore, fa bene alle articolazioni, è fondamentale catalizzatore di attenzione, cioè il proprietario va con il cane ai giardinetti e lì intrattiene amicizie con altre persone, quindi benessere psicofisico che è veramente è difficile quantificare, ma un valore incredibile anche per un risparmio del sistema sanitario nazionale, consumano meno antinfiammatori e tutta una serie di farmaci e quindi viva uomo e animale. Fanno bene al cuore e al cervello gli animali? Assolutamente, in 40 anni di lavoro io mi rendo conto di quanto sia così vera l'affermazione che hai fatto, è un binomio perfetto.